Festa a Roncarolo, rompe la solitudine del fiume, il silenzio. La gente, gli agricoltori in particolare, che legano la propria esistenza al Po, da queste parti fino alle porte di Cremona coltivano la cipolla, rossa, bianca, fa bene alla salute, all'economia del territorio. Il circolo Anspi San Lorenzo, all'utilissima cipolla, non restituisce il respiro ai morti come pensavano gli egizi, dedicano 3 giorni, incontri conviviali, musica con orchestra, il ballo, e la festa si conclude con una bella lezione di solidarietà. Com'è andata? Sì, benino, diciamo. Cipolla in primo piano, cipolla benefica. La cipolla donata da tutte le cipolle donate dai nostri agricoltori della zona. Le avete messe in vendita? Per arrivare poi a fare beneficenza a tre, ormai sono anni, a tre associazioni che operano nel settore della sanità, che sono AMO, Progetto Vita e Associazione Giorgio Conti, che si occupano dei malati, delle problematiche che ci sono nella sanità. La conclusione? Sulle note dell'orchestra, un giro di valzer, poi la musica tace. Il sindaco di Corso, Roberta Battaglia, il presidente dell'ANSPI, il rappresentante di Coldiretti, commentano la vicenda, presentano gli ospiti, i mecenati che hanno sostenuto la festa, il cui ricavato viene equamente diviso tra Associazione Cuore di Piacenza. È un dono che credo abbia valore doppio, perché è dato dal volontariato al volontariato, per realizzare dei progetti che salvano la vita. Ultimissime, Progetto Vita, l'associazione? Abbiamo in cantiere diversi progetti, quello a cui teniamo in particolare, a cui verrà destinato questa donazione di quest'anno, è il progetto nelle scuole, dove stiamo creando una rete di insegnanti in grado di insegnare agli alunni come usare un defibrillatore. Associazione AMOP, Associazione Malato Oncologico Piacentino. Grazie, un grazie enorme, è un aiuto importantissimo. Senza tutti questi angeli, questi contributi sono è speranza per i nostri malati, perché vengono direttamente investiti nella cura migliore per i nostri malati. Quindi per avere più vincitori che vinti di questa bruttissima malattia. Associazione Giorgio Conti. Assiste famiglie di bambini affetti da grave malattia. Le testimonianze dei presenti hanno provocato qualche commozione, qualche lacrima, non causa le cipolle. Hanno animato qualche commento, ha preso qualche consiglio per comprendere che è venuto il tempo dell'impegno di tutti. Grandi gli organizzatori, da 11 anni in pista, esemplari testimoni di solidarietà.